Amici telespettatori, bentrovati a questo nuovo appuntamento di 19 Live, oggi dedicata al condominio. Dunque, se avete questioni condominiali, sappiate che adesso arrivano gli esperti della FIAC per rispondere alle vostre domande. Dunque, utilizzate il nostro numero di telefono, come sapete, lo 091-333-660. Oppure lanciate un messaggio su WhatsApp al 391 117 6872. Saremo pronti naturalmente a rispondere alle vostre domande, o perlomeno i nostri esperti, quelli della FIAC. Saluto con piacere il ritorno in video del presidente della FIAC Nunzio Zarcone e l'avvocato Marco Allegra. Bentrovati entrambi. Grazie, buona trovata. Allora, come sappiamo, insomma, magari lo diciamo a beneficio di quanti non avessero mai seguito una puntata di 19 Live dedicata alle questioni condominiali, sappiate insomma che questo è uno degli appuntamenti più battuti, sicuramente più seguiti in assoluto, non fosse altro perché tutti noi abbiamo sicuramente una questione condominiale in sospeso, insomma, è quello è il punto. Allora, prima di iniziare e di dare dunque fare servizio pubblico per i nostri amici telespettatori, volevo con il presidente Zarcone parlare di un evento importante che da qui a poco si svolgerà, insomma, grazie alla Federazione Italiana Amministratori Condominiali. Presidente. Sì, dottore Roddo, intanto buonasera, ci ritroviamo dopo una pausa estiva. Come anticipato, sì, noi stiamo organizzando un convegno, un seminario alla Camera di Commercio che ci permetterà di fare formazione. Diciamo anche quale, perché noi andiamo in tutta la Sicilia, a Palermo, questa la Camera di Commercio, certo, di Palermo. Camera di Commercio di Palermo, Camera di Commercio di Palermo, sì. All'aula, nell'aula Terrasi, al secondo piano, per l'esattezza. Sì. Il convegno, questo seminario, sarà in programma il 30 settembre e il 1 ottobre. Dove lì faremo formazione non solo per gli amministratori, è bello, cioè, ci tengo a precisare, perché qui faremo formazione per tutte quelle attività che girano attorno al condominio, tutte quelle professioni che girano attorno al condominio. Quindi parliamo di legali, parliamo di ingegneri, parliamo di geometri, parliamo di sicurezza nei luoghi di lavoro, quindi ingegneri che faranno dei relatori, parliamo di avvocati esperti, tra cui il nostro Marco Allegra, che metterà le sue esperienze e le innovazioni e le informazioni che ci sono a disposizione di tutti, perché ritengo personalmente che condividere vuol dire crescere. E noi cerchiamo di dare questo ai nostri associati e a tutti coloro che ci seguono. Noi, ripeto, mi permetto di fare questa comunicazione, chiunque volesse partecipare, perché il seminario sarà a costo a numero limitato, a numero chiuso. Può scrivere una mail alla fiac.sicilia@gmail.com e riceverà la richiesta, la risposta di accettazione di iscrizione al corso. Naturalmente muniti di Green Pass. No, credo che in questo momento sia veramente importante, insomma, dare informazioni e formazione, no? Perché stiamo vivendo un momento molto delicato, non fosse altro perché il super bonus è diventato predominante, insomma, nelle attività condominiali. È una grande occasione da sfruttare, da utilizzare, quindi in ogni caso credo che sia una bellissima iniziativa, insomma, da intraprendere sicuramente. Sicuramente sì, il ritorno in aula è stato voluto da noi FIAC perché i corsi in webinar sono molto dispersivi. In aula si segue, si apprendono le informazioni, si possono fare gli interventi ai relatori che danno delle risposte immediate, così come oggi noi facciamo qui in trasmissione. Bene, allora abbiamo aperto così. Io chiedo alla regia di sistemarmi un po' l'audio in cuffia del mio microfono perché ce l'ho sottotono. Ecco, adesso va sicuramente un po' meglio. Allora, andiamo subito perché veramente sono tante. Dobbiamo dire che la questione condominiale attira l'attenzione di tutti i telespettatori e forse questa trasmissione si avvale, insomma, di questi grandi ascolti che facciamo. Pronto, chi è in linea? Con chi parliamo? Pronto? Pronto? La signora, sì. Giuseppina dalla provincia di Siracusa. Di Siracusa. Prego, signora, sì. Giuseppina. Volevo un'informazione riguardo al bonus 110. Prego, prego. Io abito in un condominio con 10 famiglie. E questo palazzo è nato con il cappotto, 8 anni fa è stato ripristinato qualche lavoro
e ora loro vogliono fare di nuovo tutto il cappotto e tutte le cose che hanno a che fare con questo modello. Io mi rifiuto e mi hanno detto che non mi posso rifiutare. E quindi la domanda qual è? Se si può rifiutare perché oppure se no? Se mi posso rifiutare oppure no, perché io dopo ho delle spese, io ho tante, ho i condizionatori. Vabbè, dico, cioè, la difficoltà economica ce l'abbiamo tutti in questo periodo, sì. Poi se parliamo anche che stanno aumentando le bollette dell'Enel e del gas, infatti, insomma andiamo a farci benedire. Infatti, allora, avvocato, rifiutare? Questa mi sembra una cosa legale, si può rifiutare la signora Giuseppina? Allora, cerchiamo di allargare un pochettino la questione, perché ricordiamo che il super bonus ha una doppia funzione, quella di ambientale, di migliorare l'ambiente, e quella di agevolare la circolazione della moneta, le imprese, soprattutto quelle edili. Per fare questo il legislatore ha fatto cose da folli, ha cercato di far rendere più flessibile l'approvazione con una maggioranza risicatissima. Quindi intanto la signora deve sapere che qualunque condomino non può che subire la maggioranza assembleare. Quindi se il suo condominio ha deliberato di fare la pratica del super bonus, lei purtroppo deve sottostare, perché è voce di minoranza, quindi è come se la approvasse lei stessa in minoranza. La seconda cosa è che quello che ha detto la signora contrasta con la realtà della legge, cioè non si tratta di una spesa, ma è un lavoro che si fa gratuitamente, perché il super bonus al 110% consente di far diventare moneta il lavoro, e addirittura di non anticiparla, ma di cederla fiscalmente alle aziende con i sistemi dello sconto in fattura o della cessione del credito, se si è ricchi pagando e cedendo il credito. Quindi sicuramente il suo condominio avrà deliberato lo sconto in fattura, e ritengo che la signora debba essere contenta più che scontenta di questo. Va bene, signora Giuseppina, soddisfatta della risposta del nostro avvocato Allegra? No, la ringrazio. Grazie per la segnalazione. È così, è un po' come magari uno che non è proprio addentro alle questioni, no? Quindi non conosce bene quali sono le modalità, eccetera, eccetera. Magari avevano fatto un cappotto prima che non rispettava comunque le caratteristiche del cappotto che dovrebbe avere adesso. Esatto. Ci sono delle caratteristiche tecniche. E poi, per esempio, una cosa della quale non abbiamo parlato, per esempio, la legge che ha convertito il decreto semplificazione addirittura è andata a intervenire per i lavori con il super bonus sulle distanze tra gli edifici che possono essere violate oltre i limiti del codice civile. Questo perché il cappotto ha uno spessore, quindi potrebbe creare problemi tra edifici distanti. Quindi va a violare, va a diventare norma speciale rispetto a una norma che esisterà nei secoli, perché il codice civile è del 1942, quindi figuriamoci. Certo, evidentemente queste sono altre problematiche che sono legate, però è giusto che i nostri telespettatori utilizzino questo spazio per avere maggiori informazioni, più che altro. Facciamo a modo di servizio pubblico, visto che questa è la linea editoriale che ci siamo prefissati, e tutti gli appuntamenti di 19 Live sono su questa linea, cioè quella di aiutare le persone magari a sapere. Magari è difficile incontrare gli esperti. Presidente Zarcone, sì. Prima di dare spazio ai post, ricordando che c'è anche un WhatsApp sul quale potete pubblicare un vostro messaggio, volevo anche chiederle, questo è il momento per il quale, perché per esempio ci arrivano tante domande che riguardano il bonus facciata, che è un'altra storia rispetto al super bonus. Vogliamo ricordare come funziona e se c'è una proroga, perché mi dicono che dovrebbe chiudersi il 31 dicembre del 2021, se non vado errato,
E se c'è nell'aria la possibilità di una proroga, perché tanti stanno adesso cominciando a capire che anche il bonus facciata è una importante iniziativa, insomma, per i propri edifici. Il bonus facciata è un'importante iniziativa, così come il super bonus 110. Naturalmente i tempi per il super, diciamo, per il bonus facciata sono molto più risicati perché la scadenza attuale è il 31 dicembre 2021. Si parla di proroghe, però si parla pure di un'aliquota, una percentuale del 75%, cioè di unificare tutte quei bonus dal 110 fino al 50 in un'unica aliquota. In questo momento chi prende gli appalti nei contratti evidenzia la possibile mancata conclusione dei lavori, scusate il gioco di parole, cioè significa che qualora quelle aziende non riuscissero ad arrivare al 31 dicembre, e qualora non venga rinnovato questo bonus, dal 1 gennaio il condominio si ritroverebbe a pagare con le nuove aliquote, che possono essere il 75% o addirittura il 50%, così quello classico. Però quelle aziende che già sono partite, perché se ne sono partite diverse, tante, sono consapevoli che riusciranno a quella data, entro il 31 dicembre, a consegnare i lavori. Qualcuno, se si avrà qualche imprevisto, naturalmente, ripeto, si troverà a pagare con un'aliquota possibilmente diversa. Però è un bonus da tenere in considerazione, perché si parla di ristoro esterno, di facciate, su interventi sulle facciate, e non molto, e non come quello del super bonus 110. Quindi abbiamo un intervento sul 10% delle superfici disperdenti del condominio, un intervento a macchia di leopardo e non su tutto il prospetto, e da lì poi si farebbe una tinteggiatura unica. Il vantaggio del bonus facciata è che i balconi, che anche se sono di proprietà privata, rientrano nel bonus facciata, quindi i condomini andrebbero a realizzare al 90%. Naturalmente anche lì si potrebbe fare la cessione del credito, lo sconto in fattura, o trattenere il credito e pagare per intero la quota e portarla in detrazione in 10 anni. Bene, allora andiamo ancora avanti, cerchiamo di accontentare quanti più telespettatori possibili che stanno già riempendo le nostre linee telefoniche. Pronto, chi è in linea, con chi parliamo, da dove ci chiama? Pronto, buonasera, non so se sono io che devo parlare, sì. Però mi sembra... Allora, io chiamo da Messina, sì. Mi chiamo Domenica, e volevo chiederle una cosa, se è in obbligo che io gli devo dare, perché sono tante volte che l'amministratore me li chiede, la particella, il subalterno e il foglio, è in obbligo o gliele devo dare? Allora, sentiamo se i nostri esperti vogliono farle anche qualche... Prego, prego, dottor Zarcone. E allora, nella documentazione richiesta dal tecnico incaricato, ci sono dei documenti che deve fornire il proprietario dell'appartamento, tra cui la visura catastale dove vengono indicate sub, particella e interno del suo appartamento. Quindi, io vorrei un attimo intervenire, dico, la signora non è stata chiara, dico, sembrerebbe stiamo parlando di dati per il super bonus. Dati per il super bonus stiamo parlando. Non l'ha detto la signora. Sentiamo la signora può rispondere anche alle vostre domande, perché è in linea. Scusatemi, io volevo dirvi che la ristrutturazione è stata già fatta 2 anni fa, quindi non abbiamo questo problema di rifare le facciate, sono state già fatte, e lei invece ogni volta mi chiede oggetto richiesta integrazione dei catastali, perché dice al fine di poter generare i prospetti per le detrazioni fiscali abbiamo la necessità, ma quale detrazione fiscale se è stato già fatto questo discorso? Non abbiamo usufruito di nulla, abbiamo pagato e basta. Quindi adesso a lei che cosa le servono questi dati? E allora? È diverso. Sì, infatti io ho intuito qualcosa, però indipendentemente dal fatto che vengano richiesti al super bonus, quindi l'amministratore lì, Presidente, dico, mi permetto di parlare, nel momento in cui c'è una delibera, l'amministratore segue la delibera e quindi domanda i dati catastali. Dobbiamo ricordare ai condomini, ecco qua, quando si parla di servizio pubblico, che il condomino, dopo la normativa che per noi, diciamo, operatori viene considerata moderna, della riforma del 2012 del condominio,
è in obbligo di fornire i dati personali dell'immobile per costituire l'anagrafe condominiale. Addirittura la normativa prevede che ove questo non accada, l'amministratore può munirsi di un tecnico, pagarlo e addebitare la singola quota al condomino che non dà questi dati. Cioè il suo amministratore, se la signora si rifiuta, potrebbe incaricare un'agenzia, pagare 200-300 euro e poi addebitarli in quota senza nemmeno bisogno di alcuna delibera, perché è previsto dalla norma. Questo perché l'anagrafe condominiale serve è stato fatto per preparare quello che in futuro sarà il fascicolo fabbricato, che serve per accelerare i lavori, le deliberazioni, le azioni giudiziarie ove si debbano recuperare crediti. Nel caso dei dati catastali, potrebbe tranquillamente andarsi a ricercare da solo il suo amministratore. Quindi due sono le possibilità, o glielo chiede per un deliberato, o in ogni caso la signora è obbligata a dargli, perché nell'anagrafe condominiale va inserito la copia dell'atto di compravendita e i dati personali del condominio. Bene, credo che la nostra amica è soddisfatta di quello che hanno detto i nostri esperti. Ok, io vi ringrazio tanto, seguo sempre la vostra trasmissione, date a volte, sempre, risposte giuste, siete bravi, ci aprite tante porte, perché noi non è che possiamo sapere di tutto, però io onestamente trovavo un pochettino, perché questa, dato che abbiamo fatto tutti i lavori, ha fatto quello che ha voluto, abbiamo pagato quanto ha detto lei, non abbiamo detto niente e ora ci chiedi questi dati, ecco, non poteva chiederli prima. Non poteva chiederli prima, eh? Insomma, ci sono dei tempi, anche i tempi. Il condominio, lei deve sapere che è un po' come il governo italiano, ha i suoi tempi. È quello, guardi, il primo ministro che abbiamo è come l'amministratore condominiale. Poi ci siamo noi tutti i condomini, no? Ci sono tutti i ministri, facciamo le assemblee, lì fanno il consiglio dei ministri, noi facciamo le assemblee. È un po' così, e i tempi sono quelli. Noi siamo proprio così, siamo fatti così, in Italia è fatto così, abbiamo bisogno di te, siamo lenti, dobbiamo andare piano, perché insomma, va bene, grazie Ok, comunque. allora io gli manderò questi dati, però da quando ho comprato la proprietà, giustamente. I Eh miei sì, fogli di quando ho comprato la proprietà. eh sì, eh sì. Grazie, Ok, vi ringrazio tanto a tutti voi. grazie, Grazie. grazie anche dei complimenti che aprono sempre il cuore, insomma. Ogni tanto quando riceviamo qualche complimento, insomma, non possiamo che aprirci il cuore, anche se oggi il cuore non è proprio felice. Va bene, allora ne parleremo in chiusura di appuntamento. Tornando a noi, volevo anche ricordare che tra le altre cose la FIAC, la Federazione Italiana Amministratori Condominiali, ha un suo organigramma, no? Funziona in modo da essere proprio un punto di riferimento ormai per gli amministratori, professione che oggi ha una sua importante collocazione, no? Nello sviluppo, perché l'amministratore condominiale deve avere determinate caratteristiche. Vogliamo ricordare quali sono queste caratteristiche? Tra una telefonata e l'altra proviamo a dare informazioni anche sulla FIAC, che credo sia fondamentale. Ah, Zarcone. intanto partirei nel dire che il lavoro dell'amministratore è una professione a tutti gli effetti e quindi dà opportunità di lavoro a chi No, sa vorrebbe, perché cioè nel chi luogo volesse. comune l'amministratore non è che è visto benissimo, forse perché in Ma passato, oggi. no, ma perché in Esatto. passato ci sono stati amministratori un po' improvvisati, anche truffa, i truffa ci sono stati, insomma, questo diciamo, gente che si è approfittata delle condizioni condominiali, insomma, questo lo sappiamo, tanti ci sono stati i processi, le condanne, gente che è finita in tribunale, che ancora adesso pagano, no? Poi alla fine quelli che pagano Assolutamente. sono i condomini. Sempre il condominio alla fine è quello che paga, purtroppo. Ma Devo dire che adesso adesso pagano anche gli amministratori perché ci sono delle regole precise, no? Sì, esattamente. La professione dell'amministratore è regolata da una normativa che indica dei requisiti che deve avere l'amministratore per poter esercitare la professione.
Tra questi è proprio quello di aver esercitato il corso di amministratore condominiale, che ha una durata di 72 ore, con interventi pratici e teorici durante il percorso, diciamo, di istruzione. Dopo di ciò, l'iscrizione alle associazioni di categoria, agli amministratori. Non ha ancora l'obbligo di iscrizione a un albo, la categoria di amministratori, ma è una professione regolamentata. Quindi automaticamente ha l'obbligo di iscriversi ad un'associazione, però bisogna distinguere le varie associazioni senza nulla togliere, perché noi oggi lavoriamo con dei professionisti selezionati, il quale risultino in regola. Dico in regola perché un amministratore che ha delle procedure penali sulle spalle, perché nel passato ha svolto delle attività poco lecite, non viene assorbito dalla FIAC, assolutamente. Il nostro progetto è ben diverso, il nostro scopo è ben diverso, è quello di fare una categoria particolare di amministratori che si distinguano tra tutti quelli che gironzano attorno, diciamo, ai Bene, condomini. va bene, adesso lo continuiamo il discorso. Andiamo, facciamo, saltiamo tra una telefonata e l'altra. Pronto, che è in linea, con chi parliamo, da dove ci chiama? Pronto? Pronto? È proprio lei. Lo vedo, dalla televisione lo vedo, che lei ha il telefono nelle mani. Pronto? Pronto? Sì, eccolo, eccolo, ha visto. Io lo vedevo che lei aveva il telefono, però si era distratto. Da dove ci chiama? Allora, io chiamo da Palermo. Bene, il signor, dica solo il nome, basta il nome. Luigi. Luigi. Allora, signor Luigi, la sua questione condominiale qual è? Allora, io abito in un contesto condominiale dove esiste un parcheggio custodito da un cancello. Sì. È da tempo che subisco da parte di qualcuno che non so chi è, che non sappiamo chi è, le graffiature nella macchina, Aia. nell'auto, facendo danni enormi, perché adesso, sino a ieri sera, proprio ho avuto un altro graffio nella macchina, e quindi io avrei intenzione di citare il condominio per essere pagato del danno. È possibile? Ecco qua, e qui l'avvocato Marco Allegra è subito pronto all'assalto. Allora, no. No, è assolutamente impossibile. Lei deve colpire chi è che è il responsabile forse perché dice che è custodito. Ma custodito in che senso? Da un cancello, Aspetta. quindi io ho la macchina dentro il condominio, dentro il parcheggio del condominio, e ritrovo regolarmente tutta la macchina graffiata, così Allora. come anche altri qui dentro. Sì, il reato è quello di danneggiamento alle cose. Cioè io, no, ora, in penale, qual è il reato specifico di graffiare? Non lo so dire perché sono un civilista, però dico, ritengo che si debba individuare il responsabile. In questi casi, un legale consiglierebbe di fare una denuncia contro ignoti. Perché per esempio in un altro condominio, in una situazione similare, mi è stato detto che vengono lanciati dei pomodori giornalmente sulle autovetture. Esaminato questa situazione, si può verificare il reato di imbrattamento, però bisogna individuare il responsabile. Quindi o lei individua il responsabile, perché ho chiesto se il parcheggio era custodito, perché per parcheggio custodito significa che si paga un prezzo e il custode ne garantisce la custodia e quindi è responsabile di qualunque cosa accada all'interno del parcheggio. In questo caso è lei che, in quanto proprietario comune, parcheggia nella sua proprietà comune l'autovettura e quindi può prendere dei provvedimenti di questo tipo. Oppure, se vuole individuare il responsabile, dovrà rivolgersi all'autorità giudiziaria. Con una denuncia contro ignoti o noti se scopre chi lo fa. Soddisfatto, signor Mi scusi, Luigi? io ho già una denuncia, un esposto fatto alla questura.
quindi l'ha già fatta. E vabbè, oltre quella l'ho già fatta, però non è responsabile il condominio. Se fosse stato, come diceva lei, custodito, cioè che il condominio ingaggiava una società di sorveglianza, probabilmente, avvocato mi corregga se io sbaglio, magari la responsabilità diventava della sorveglianza, voglio dire, no? O no? Dobbiamo distinguere. Mi scusi, non c'è una sorveglianza, io parlo di parcheggio custodito in quanto chiuso con un cancello automatico. Ecco, se, e quello se... non è un parcheggio custodito. Attenzione, bisogna fare una distinzione. Quella è una proprietà privata. Esatto, intendiamo quei parcheggi a pagamento, dove, no, come giustamente diceva poc'anzi l'avvocato, nel momento in cui entriamo la macchina lì all'interno, il custode del parcheggio diventa responsabile di eventuali danni che possono succedere. Lei posteggia invece la macchina all'interno dell'area condominiale, cioè proprietà comuni, quindi è un parcheggio non custodito. Come suggeriva sempre l'avvocato, lei ha due strade. Se sa il colpevole, denunciare il colpevole. Se non lo sa, deve fare una denuncia contro i ignoti, ma non risolve il problema. Però la domanda era, io posso citare il condominio? No, la risposta credo di aver capito che no. No, anche perché no. Non è responsabile il condominio. Non può essere responsabile il condominio. Si fa una denuncia verso i ignoti. E lì automaticamente poi si instaurano delle situazioni che se dovesse succedere una seconda volta, una terza volta, allora si faranno maggiori attenzioni. Però così il condominio non andrà a Uno dei provvedimenti potrebbe essere quello di stabilire subito l'installazione di telecamere di sorveglianza. Sorveglianza, sì, quello sì, potrebbe essere una soluzione. Forse è più meno dispendiosa. Per dare chiarezza quali sono le posizioni giuridiche, se il parcheggio del condominio viene destinato all'utilizzo dei macchine dei condomini, c'è una regolamentazione dell'utilizzo dell'area, quindi è come se fosse in famiglia il signore, è come se all'interno del giardino di casa sua suo figlio gli graffia la macchina. È uguale, lì è tutto suo, il figlio è un componente della famiglia, qui è un comproprietario e quindi è insieme ad altri comproprietari, non può parcheggiare un soggetto esterno alla proprietà comune, ma per quello che riguarda le responsabilità, la responsabilità del condominio è solo se la cosa comune crei dei danni, non chi entra nella cosa comune crei dei danni. Quindi se dal parcheggio condominiale crolla una tettoia che danneggia la macchina, lì il condominio sarà responsabile, civilmente o anche penalmente, se si crea il reato, diciamo, di il reato di cosa pericolosa degradata, che c'è un reato specifico. Certamente non se c'è un elemento umano, un fatto commissivo di un soggetto che va a graffiare. Purtroppo siamo tutti soggetti così, anche io la mia macchina la trovo continuamente e non riesco a individuare il momento in cui viene graffiata, se dentro un parcheggio, fuori, perché poi uno il graffio se ne accorge quando se ne accorge dopo. Bene, quindi allora va individuato il responsabile, oppure va fatta una denuncia contro ignoti. E qui è compito dell'autorità giudiziaria trovarli. Purtroppo queste denunce spesso non riescono a trovare un esito positivo, perché è veramente perché difficile. Non è che partano delle indagini per appurare delle cose. Questo io credo che la soluzione migliore sia quella, anche perché adesso ci sono telecamere di sorveglianza che costano veramente poco, si installano, si mettono in alcune, chiaramente il condominio, tutti devono decidere, ok, mettiamo le telecamere, perché non è che ognuno da solo può mettere le telecamere, sappiamo le questioni della privacy, no, avvocato, ci sono tutte queste cose. Però se l'assemblea, certo non è semplice, però l'assemblea potrebbe deliberare l'installazione, a causa di questi gravi danni arrecati alle macchine, di un'installazione nuova di una telecamera che sorvegli praticamente quel posteggio lì. Così vediamo, una volta che sanno, perché chi fa sti sfregi non è che verrà da fuori, secondo me, del condominio stesso. Quindi una volta che si sa che c'è la telecamera installata, secondo me abbiamo risolto il problema. Non so se il nostro amico è d'accordo. È ancora al telefono? Ce l'ho ancora al telefono? Sì, io sono al telefono. Sono al telefono. Ha sentito la mia ignorante soluzione? Ho sentito.
ho sentito. Dico, Mi dica una cosa, io per esempio ho un sospetto di una persona. Sì. Come faccio a dimostrarlo? Prove, indizi, prove, cose, quello è un processo poi. Bisogna avere le prove. Bisogna avere la documentazione. Prove. Adesso io non sono avvocato, quindi non, per carità, c'è cioè l'avvocato che le risponde a proposito. Il sospetto perché non è una prova. Mi è successo ieri che praticamente io avevo la macchina parcheggiata e la punta della macchina era quasi a contatto del contatto manuale per aprire il cancello. E quindi cosa è successo? Chi era dietro di me evidentemente è uscito, siccome non ha il telecomando ma ha solo la chiave, si vede che ha trovato difficoltà perché era proprio vicino alla chiave di contatto, ha avuto difficoltà a mettere la chiave perché era troppo molto vicino, perché siccome abbiamo carenza di parcheggio era molto vicino, probabilmente infastidito che non ha potuto mettere la chiave o comunque ha avuto difficoltà, mi ha graffiato la macchina e so chi è. Ecco, sono ipotesi. Come faccio a dimostrarlo? Ecco, senta la mia. No, io la mia... ha bisogno di una prova concreta. Questa è un'ipotesi, diciamo, io... che non porterebbe a nulla. Che io lo devo filmare mentre sta facendo l'azione, cosa devo fare? Anche lì è tutto complesso. Io una mia soluzione non la dirò mai perché non è la soluzione migliore. È sempre quella delle telecamere su decisione del condominio. Cioè, io non le dirò mai che mi apposto lì a costo che sto la notte o prima o poi ti becco e ti spacco la faccia. Però non lo dirò mai questa cosa, non si fa. Però non c'è soluzione, guardi, se non ha le prove non è che si può andare avanti così. Va bene? Mi spiace. È un po' difficile, va bene. Certo. Però prima o poi... Però un legale e vediamo il da farsi. Certo. Va bene. Anche perché ho sollecitato già l'amministratore a collocare delle telecamere di sorveglianza. Bravo, è quello che dicevo io, praticamente lei ci è arrivato già. Va bene, grazie. Grazie, buona serata, grazie. Allora, vabbè, le questioni condominiali sono veramente di tutti i generi, insomma, ne capitano di tutte le cose. Questo della graffiata delle macchine, insomma, l'avevamo già sentita anche qualche altra volta. Sono delle questioni, insomma, molto, molto diffuse, insomma, nei condomini, quando ci sono un po' di... Lei arriverà a fare un angolo. Dove c'è un post, mi dicono dalla regia che c'è un post su WhatsApp, questo sì. Ma scusate, perché ci sono le compagnie assicurative atti vandalici e risolve il problema? Ah, ma perché non ci sono le... così la cosa? Sì, è certo, ha risolto il problema. Ci sono le compagnie assicurative. Abbiamo consulenti esterni. Abbiamo pure consulenti esterni, che meraviglia. Cioè, noi siamo ormai, guardi, questa cosa dei condomini. Ma che intuizione che ho avuto, Va bene, allora restate lì, prendiamo un caffettino e poi continuiamo, perché dobbiamo ancora accontentare tanti telespettatori. Continuate a prenotarvi anche durante la pubblicità allo 091-333-660 o lanciate un post al 391-117-6872. 19 live, tra poco. PCS Italia, professionisti nel settore pulizia e sanificazione ambientale. PCS Italia, opere di pulizia, disinfestazione, derattizzazione, disinfezione, giardinaggio e potature per spazi privati e pubblici. PCS Italia, per informazioni preventivi gratuiti 091 691 1327 o 391 466 98 32 o visita il sito pcsitalia.it.
24 settembre ritorna la Notte Europea dei Ricercatori, in contemporanea in 29 paesi. A Palermo, presso la cittadella universitaria, Notte Europea dei Ricercatori. Dimostrazioni, dibattiti, laboratori, intrattenimento, momenti per avvicinare la ricerca e i ricercatori al pubblico, promuovere i progetti di ricerca in tutta Europa e fuori dall'Europa, promuovere l'interesse dei giovani verso la ricerca. Mostrare l'impatto del lavoro dei ricercatori sulla vita quotidiana delle persone. Per ulteriori informazioni sulla Notte Europea Unipa, sharper.night/sharper-palermo. Notte Europea dei Ricercatori, una festa della scienza sui grandi temi della ricerca, a Palermo, presso la cittadella universitaria, il 24 settembre 2021. Amici, siamo a Palazzo Leone, un posto meraviglioso dove organizzare le vostre cerimonie, i vostri momenti più importanti. Robby, Palazzo Leone è una location storica dove noi da qualche anno già facciamo eventi di ogni genere, matrimoni, comunioni, lauree, anniversari. Sicuramente i servizi su cui noi puntiamo sono l'alta professionalità del nostro staff, l'alta professionalità dei nostri chef, l'alta qualità degli ingredienti utilizzati per ogni avvenimento. Palazzo Leone si trova in pieno centro a Palermo. Che meraviglia, avete sentito? A Palazzo Leone c'è la possibilità di organizzare delle grandi cerimonie, tanto che sto pensando, Alessandro, di organizzare il mio terzo matrimonio a Palazzo Leone. Vi aspettiamo. Live e le questioni condominiali. Abbiamo aperto anche quest'oggi la nostra assemblea condominiale per cercare di avere risposte alle tante domande che arrivano ai nostri numeri di telefono, lo 091333660, come vedete in sovrimpressione, oppure lanciate un WhatsApp al 391-117-6872, quello che vedete qui in alto, lo vedete qui, ecco. Allora, abbiamo sempre gli esperti della FIAC, il presidente Nunzio Zarcone, Federazione Italiana Amministratori Condominiali, e l'avvocato Marco Allegra. In campo oggi praticamente due dei protagonisti di questa meravigliosa stagione condominiale, la possiamo definire così. Allora, abbiamo una telefonata, andiamo subito, cerchiamo di accontentare quanti più telespettatori possibili. Pronto, chi è in linea e con chi parliamo e da dove ci chiama? Pronto, buonasera. Buonasera, con chi parliamo? Giuseppe da dove da Messina. Giuseppe, prego, la sua questione condominiale, qual è? Dunque, le volevo dire che l'ultima riunione che ha fatto l'amministratore è stato per il consuntivo del 2018. Sì. Dopo di ciò non si è più sentito, né per quanto riguarda il campo ortodermico, né per quanto riguarda il buono facciata. Adesso che mi dite che il buono facciata scade probabilmente al 31/12/2021. Sì. Sì, è così. È così. Sì. D'accordo, ma noi altri possiamo intervenire contro l'amministratore per omessa? No, devi abbassare la televisione, abbassi il volume della televisione, tanto ci sente dal telefono. Va bene, se no c'è il ritorno, lei aspetta, c'è la distanza da fino a Messina, ecco, capito? Ecco, abbassato il volume, tutto? Ecco, volevo dire sì. se si può intervenire contro l'amministratore perché per noi ha causato un danno. Mm. Sentiamo, questa è una questione legale. Avvocato Allegra.
Dunque, è una questione che è stata affrontata dagli esperti, ne parlava un attimino il Sole 24 Ore, che sarebbe stato obbligatorio per l'amministratore dare l'informativa sulle agevolazioni fiscali in un'assemblea, però in vero tra i compiti dell'amministratore non c'è quello di dare le informative fiscali. Il compito dell'amministratore è quello di eseguire le delibere condominiali, di informare degli atti precisi che la legge gli impone di informare, quindi le cause che gli vengono notificate, e di curare la manutenzione dell'edificio e curare l'amministrazione ordinaria. Quindi non c'è un obbligo specifico, gli obblighi specifici devono essere specificatamente indicati dalla legge. Sicuramente a livello, diciamo, morale, un amministratore che non fa un'assemblea dopo il approvazione del consultivo del 2018 non si è comportato secondo le regole di mandato che gli sono state affidate, perché è obbligo dell'amministratore redigere annualmente il bilancio entro i sei mesi, quindi l'avrebbe dovuto fare entro giugno del 2019. Lei questo. Ormai lo sa, ormai sono diventato bravo, sono detto, bravissimo. Quindi, ecco. Un determinato periodo lo doveva fare nel giugno e non c'era il lockdown, questo è sicuro. Nel 2019, sì, non c'era. Chiaramente, quindi ovviamente non avrà fatto approvare i bilanci successivi. Quindi, diciamo, per altri motivi questo amministratore potrebbe essere attaccato, cioè che non ha redatto i bilanci e né ha convocato le assemblee entro i termini previsti dalla legge, anche dal singolo condomino. Quindi il singolo condomino. Ma la domanda potere... del nostro amico avvocato, no, la domanda del nostro amico è: esiste la possibilità di danno? Ecco, se allora, lui non ha fatto queste, non ha dato le informative, non ha portato niente. Oppure la possibilità di danno è nel momento in cui vi è stata una delibera di portare avanti il bonus facciata e non ha adempiuto al dettato assembleare, al deliberato assembleare. Certo, perché certo. Ripeto, l'amministratore ha l'obbligo di eseguire le delibere. Scusate, io volevo fare una domanda al condomino. Sì, in sì, ce l'abbiamo in linea, prego. L'amministratore non ha, io non voglio difendere la categoria, però l'amministratore non aveva l'obbligo di fare l'informativa in un certo senso, ma loro hanno comunicato nulla all'amministratore, una richiesta è arrivata da parte dei condomini nei confronti dell'amministratore di convocare una riunione, non è detto che debba essere forza l'amministratore a proporre le informazioni, il suo bonus o il bonus facciata è stato a livello nazionale pubblicizzato tantissimo. Anche i condomini stessi possono fare richiesta all'amministratore di convocare una riunione e valutare se il locabile rientra nei requisiti per poter accedere. Sentiamo il nostro amico, la domanda è questa: avete fatto richiesta all'amministratore di fare un'assemblea dove all'ordine del giorno c'era anche questa cosa del bonus facciata? Guardi, il nostro condominio è un condominio particolare, perché siamo uno contro l'altro, e perciò che cosa succede? Che io non mi interesso, come non si interessa quell'altro, perciò è allo sbando questo condominio. Perciò, come l'Afghanistan, cos'è il condominio dell'Afghanistan? Stato in Afghanistan, tutti contro, perché là tutte le tribù sono tutte contro uno con l'altro, cioè, non si possono guardare, non si possono vedere. Vabbè, e allora, la legge, sì. prego avvocato. Dico, la legge in alcuni casi consente anche al singolo condomino di far revocare l'amministratore se l'assemblea è inerme su inadempimenti come quello della mancata presentazione del rendiconto nei termini previsti. Quindi il suggerimento al nostro amico è: lei l'ha fatta questa richiesta perché la può fare pure da solo, non è che ha bisogno degli altri.
Però dico per ampliare il campo, mi scusi, Oddo, se intervengo. Sì, sì, no, no, prego. Prima di per ampliare lei, il lei campo, ne ha facoltà, perché, lei ne ha facoltà. Perché dei precedenti ci sono. Sono stati condannati con sentenza degli amministratori che in tema anche con le vecchie normative, questa la sapranno tutti, la famosa detrazione del 36%, che è una normativa che fu la prima normativa a consentire le detrazioni dei lavori in condominio per ristrutturazione, con una detrazione che sembrava volere aiutare il condominio, ma di fatto è per evitare i lavori in nero da parte delle imprese, perché il 36 è un numero che fa il conto di quanto risparmio di IVA rispetto a, quindi per poter consentire dei lavori chiamati in bianco, lo Stato è da quasi 20 anni che ogni anno aveva riproposto questa ristrutturazione con la detrazione del 36%. Una detrazione che nel momento in cui si fanno dei lavori di ristrutturazione deve seguire delle procedure. Ci sono stati gli amministratori che non le hanno seguite e quindi non hanno consentito al condomino che aveva approvato dei lavori di potersi detrarre fiscalmente. In quel caso se ne risponde. Quindi se tu esegui male il lavoro deliberato, se tu fai un danno al condomino in questi termini, non puoi essere responsabilizzato di non aver dato una comunicazione. Ok, la domanda la faccio anche, credo che il nostro amico al telefono sarà d'accordo. La domanda è: se io da solo chiedo all'amministratore intanto di convocare l'assemblea, di mettere all'ordine del giorno queste cose, eccetera, eccetera, e poi all'assemblea non partecipa nessuno e non si può fare, cioè non risolvo nulla, cioè non è una strada percorribile. Ma intanto, giusto quello che le dice, intanto l'amministratore ha ottemperato al suo dovere, cioè quello di convocare la riunione così come di che sta affrontando. Se lui non la convocasse, allora lì diventerebbe responsabile. Esatto. E quindi responsabile di un eventuale danno della mancata effettuazione di una bonus facciata per i BBB. Va bene. Vedete, è un'assemblea condominiale, io mi infilo dentro come se fossi un condomino. Va bene, grazie al nostro amico naturalmente. Intanto stanno arrivando ancora tanti post che ci chiedono di questo o di quello, vediamolo subito. Mi dicono dalla regia, io sono in cuffia, lo spiego, perché dice, ma quello perché sta in cuffia? Perché parlo con il nostro regista Tarantino. Allora, ho un appartamento in affitto, pago luce e internet a nome mio, ma la proprietaria di casa non mi ha mai presentato una bolletta dell'acqua che è a nome suo. Quando le ho chiesto delucidazioni mi ha detto che lei ha pagato acqua in più lo scorso anno e ora non c'è bisogno di pagarla. Io non mi intendo di queste cose, potrei avere dei problemi legali io, oppure sono solo responsabilità della proprietaria? Chi vuole rispondere? Presidente, potrei rispondere, prego, io. Prego, sì. Prego. Ordinaria manutenzione, sì, chiamiamola così. Ecco, e allora, intanto per come è scritto il messaggio, allora, il proprietario vanta un credito nei confronti dell'ente che fornisce l'acqua. Sì. Quindi, avendo pagato in anticipo delle quote maggiori, in questo momento va in compensazione. L'inquilino, d'altra parte, non può essere responsabile in questo momento perché non paga l'acqua, perché comunque l'acqua la sta consumando. Il proprietario dell'appartamento dovrebbe far pagare la quota di competenza, perché il credito che vanta lo può recuperare soltanto con l'incasso dal suo inquilino, perché altrimenti così non ha recuperato nulla. Cioè, non so se sono stato chiaro da questo punto di vista. Vanta il credito il proprietario nei confronti dell'ente. L'unico modo per poter recuperare queste quote che lei ha in esubero è incassare le quote dal suo inquilino. Quindi dovrebbe comunicare al suo inquilino le ripartizioni, le competenze che gli spettano, in modo tale da recuperare quei soldi che ha pagato in più prima. Però è abbastanza semplice. Infatti,
Infatti. Va bene, penso che abbiamo risposto a questo. C'è un altro WhatsApp, non so se riusciamo velocemente perché non abbiamo tantissimo tempo ancora a disposizione, però dobbiamo cercare di accontentare quanti più telespettatori possibili, perché noi andiamo in onda una volta alla settimana, come sapete, il giovedì in diretta alle 15, poi la sera alle 21:15, dunque in prima serata, e poi l'indomani mattina alle 10:45. Dunque chi vuole seguire le questioni condominiali può farlo in diversi momenti. E poi c'è tutta la nostra piattaforma multimediale, da Facebook a Instagram a YouTube, eccetera eccetera. Abbiamo anche l'app Tele One che potete scaricare gratuitamente da Apple Store o Play Store, come preferite, dipende dal mobile che avete. Allora, mi passate l'altro oppure lo leggo al volo così facciamo prima? Allora, alcuni condomini non sono d'accordo al bonus 110%. Cosa fare? Bisogna vedere le maggioranze. Alcuni condomini è molto generico. Bisogna capire in assemblea quale maggioranza ha deliberato l'accesso al super bonus o bonus facciata. Perché per approvarlo ci vuole un tot di millesimali. Un terzo dei condomini. Quindi, circa, ci vogliono 333 millesimi. 333 millesimi, quindi un terzo, basta un terzo. Anche se i due terzi sono invece contrari, passa lo stesso e si possono procedere ai lavori, o no? Lì devo dire che è difficile che in un'assemblea si arrivi a mille millesimi. Ecco perché in seconda convocazione sono scesi così tanto è sceso così tanto il quorum. Però basta che un terzo dica sì, praticamente sì, si deve procedere. Ma perché lei, scusate, vi faccio questa domanda, mi è venuta così in mente e la faccio: ma perché, come per i vaccini ci sono i Novax, ci sono anche i no super bonus nel condominio? Ci sono anche i no super bonus, ci sono anche i no super bonus. Ecco, sì. Ecco. Allora, ha detto bene. Allora andrebbero tamponati. Scusa la battuta, vabbè, arriva, no, questa arriva un po', questa arriva un po' più tardi, però arriva, andrebbero tamponati. Leggiamo quest'altro. Ho già telefonato, ho dimenticato di chiedere riguardo al bonus 110, che ci sono inquilini che hanno fatto dei lavori non in regola per sistemare. Dobbiamo pagare tutti, tutti, io che sono in regola devo pagare? Ma cosa? Assolutamente no. Ogni condomino è responsabile della propria proprietà. Scusate il gioco di parole. Sì. Se io ho effettuato degli abusi all'interno del condominio, all'interno del mio appartamento, ho l'obbligo di risanare queste situazioni facendo una CILA tardiva, pagando quello che mi spetta, ma esonerando tutti gli altri condomini. Che non so, se io sono in regola non pago nulla. Ma chi è in difetto deve stare nella propria posizione al fine di poter arrivare al conseguimento del super bonus. Ecco. Quindi singolo condomino. Singolo condomino. Ognuno risponde per sé. Allora, esatto. Io mi fermerei qui con questo appuntamento. Lasciamo liberi i nostri amici esperti, come sapete, insomma, l'avvocato Marco Allegra, il presidente, ma anche gli altri componenti della Federazione Italiana Amministratori Condominiali, saranno qui ogni giovedì alle 15. Grazie per il momento, per essere stati con noi, grazie per il contributo. Grazie a lei. Grazie a tutti voi, grazie, una buona giornata. Grazie.